Gentili amici, cari telespettatori, siamo, come di consueto, puntuali all'appuntamento dell'altra voce. Stiamo trattando, e chi già ci ha seguito per le trasmissioni precedenti, stiamo trattando un argomento che ci sta molto a cuore come cristiani evangelici e naturalmente sicuramente interesserà i telespettatori perché è una chiarificazione che non si è mai avuta su nessun canale televisivo. In questo possiamo dire di averne avuto il privilegio e ringraziamo anche quello che è l'emittente che ci ospita. Questa trasmissione verte sull'argomento le lotte confessionali. Ma prima di introdurci nell'argomento, voglio presentarvi i pastori che fanno parte di questa trasmissione. Sulla mia sinistra c'è il pastore Antonio Romeo, il pastore Daniele Bachmann e il pastore Paolo Malerba. E veniamo subito con la prima domanda che, voi sapete, si svolge, chi ormai è abituato a seguirci, le nostre trasmissioni vertono in domande e in risposte soltanto per questa corposità e per il tempo limitato di cui disponiamo. Per cui la prima domanda la voglio rivolgere al pastore Antonio Romeo. Negli Stati Uniti, in questi ultimi tempi, sulla televisione italiana, parlando di noi, c'è stato un eminente personaggio della Chiesa Cattolica che ha parlato degli Stati Uniti e anche dei credenti pentecostali. I credenti sostengono la posizione del Presidente e i laici si oppongono. È naturale che le questioni religiose diventino politiche? Come domanda secca, risposta secca, non è naturale che le questioni religiose diventino politiche, ma nel contesto degli Stati Uniti è bene precisare che i credenti appoggiano i presidenti o le varie linee politiche anche in base alle leggi che fanno. Sono delle leggi che sono leggi morali, coerenti al Vangelo e anche alla Costituzione americana, che bisogna ricordare agli telespettatori che ha un fondamento sulla parola di Dio, contrariamente a tutte le altre, ai altri governi di altre nazioni. Allora ci sono delle leggi in cui i cristiani americani si sentono in dovere di appoggiare, sostenere il loro presidente, che possa essere quello attuale o dell'altra corrente opposta, ma non in base all'ideologia partitica, ma in base alle leggi che sono quelle leggi che vanno in accordo col Vangelo, ed è giusto che i cristiani sostengono, come è giusto che contestano quelle leggi che vanno contro il Vangelo. E sappiamo che negli Stati Uniti i cristiani si stanno schierando a favore della politica di Bush per quanto riguarda la lotta all'omosessualità, all'aborto e altre cose, mentre per altre leggi non lo appoggiano. Questo significa sostenerli in base ai loro principi, ma non significa che, come la domanda implicita, è giusto o no. Noi riteniamo che è giusto distanziare o fare una distinzione netta e precisa tra la religione, che noi preferiamo più chiamarla fede per la verità, ma per alcune cose per noi è lo stesso termine. È giusto distanziare o fare la differenza tra la religione, la fede e la politica. Gesù stesso ci ha insegnato queste cose quando la famosa frase che disse: date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Noi come cristiani evangelici italiani siamo chiamati, anche secondo l'insegnamento del Vangelo, a pregare e a sostenere i nostri governanti, quelli a livello nazionale, quelli regionali, quelli comunali, a tutti i livelli, a pregare per loro. E allo stesso modo noi come cristiani evangelici in Italia sosteniamo quelle leggi che sono in accordo con la parola di Dio e ci opponiamo. Questa parola opponiamo non vuole essere molto, come si intende oggi, come una contestazione, ma ci rifiutiamo, contestiamo, contro quelle leggi che possono andare contro il Vangelo, contro la morale cristiana, contro i valori che noi professiamo come fede. Vogliamo fare un chiarimento ai nostri telespettatori. Noi non siamo filo americani.
perché non abbiamo mai sposato nessuna ideologia partitica e nazionalistica, però c'è una realtà che al di là delle brutture che stanno succedendo anche in America come nel mondo intero, dobbiamo dire una cosa: che in origine la nazione americana era completamente fondata sulla parola di Dio, c'era una cristianità autentica e la libertà americana, la democrazia americana non va messa in discussione. Se oggi anche ci sono delle tristi realtà che stanno offuscando, quindi non è che prendiamo le parti dell'America, ma dobbiamo dire l'unica moneta che porta, noi crediamo in Dio, è soltanto il dollaro americano, che anche lì il cristianesimo è diventato più di facciata, almeno nella stramaggioranza dei credenti, però una realtà è certa, che molte leggi americane sono realmente basate sulla parola di Dio. Fatta questa chiarificazione, cambieremo un pochino l'argomento, perché parliamo di lotte confessionali. E qui non possiamo fare a meno, non volevamo farcelo entrare, ma è necessario. I terroristi islamici. Oh, abbiamo detto libertà religiosa. Voglio dire anche una cosa personale. La libertà religiosa che offriamo anche agli altri che vengono nella nostra terra deve offrirci la stessa cosa dalle altre parti. Perché se la libertà gliela diamo noi in Italia e poi dall'altra parte non c'è, non so se questo sia giusto, lasciamo al giudizio dei nostri ascoltatori. Ma i terroristi islamici uccidono i cristiani gridando: Allah è grande, Dio è grande. Beh, questa domanda la rivolgo a Daniele. Qual è Dio, Daniele? Noi possiamo comprendere che è solo il Dio del male, il Dio che la Bibbia chiama il diavolo. Il diavolo Gesù lo definisce l'omicida, lo definisce colui che distrugge, colui che vuole rovinare. Dio è il creatore del bene, dell'essere umano. La Bibbia dice che Dio è un Dio d'amore. E come potrebbe aver piacere quando si fa queste crudeltà? Certamente è una cosa assurda di uccidere una persona, scozzare una persona e poi invocare il suo Dio e applaudire che Dio è grande quando si fa queste azioni. La stessa cosa come la mafia italiana andasse nella chiesa a pregare per fare una rapina, per uccidere le persone. Non possiamo concepire queste cose insieme. La guerra è una cosa brutta e io penso che voi telespettatori siete d'accordo con noi che la guerra è violenza, la guerra è crudeltà. La guerra distrugge le famiglie, la guerra è una cosa che noi non vogliamo, noi siamo per la pace e noi seguiamo il principe della pace che è Cristo Gesù, ma quando si fa queste azioni crudeli nel nome di Dio, io dico solo che è un'assurdità, è una cosa che non possiamo concepire, sicuramente non è il nostro Dio, l'unico Dio creatore del mondo che approva queste cose, quindi noi possiamo solo disapprovare queste modi di fare, queste espressioni. Ringraziamo Daniele per queste parole. Purtroppo viviamo in un clima veramente di violenza, che sotto la scusa della religione, ma anche nei secoli passati, se la nostra memoria va un po' indietro, anche nei secoli passati si sono stati degli scontri di sangue. È soltanto a nome di una religione, parliamo dei crociati ancora prima. Il film Passion ha portato in risalto le violenze sul corpo di Cristo da parte degli ebrei, ma in sostanza molti non hanno visto o non hanno visto bene che chi poi ha usato la violenza erano i romani. Agli arabi risulta che questo film ha fatto un grande successo perché ha dato modo di parlare contro gli ebrei. Insomma, viene utilizzata, molte cose vengono utilizzate dalla pubblicità che se ne fa nella propria nazione. Noi siamo per il principe della pace, come diceva il pastore Daniele. Ma al pastore Paolo Malerba voglio rivolgere questa domanda. Anche nel nostro paese c'è una diversità ideologica, ci sono delle diversità ideologiche tra i cristiani e gli ebrei, oppure tra i cristiani e gli islamici. E queste differenze
dove ci conducono, dove ci condurranno. Certo, se queste differenze, perché tali possono portare a degli scontri, non portano a niente di buono, per la verità. Però il pensiero modesto mio, leggendo la parola di Dio e cercando di capire un po' il piano di Dio, perché Dio è sovrano e ha un piano, benché tutto questo sta succedendo maggiormente in questo tempo, proprio questi, un po' questi scontri a livello ideologico, di pensiero, diciamo, di teologia fra cristiani, ebrei, musulmani, eccetera. Ma credo che, considerando che Dio è sovrano, che Dio è al di sopra di tutto questo e che ha un piano preciso per questo mondo, vediamo che mai come in questo tempo, appunto, viene così in risalto questa differenza, diciamo, ideologica fra queste tre, diciamo, soprattutto religioni, se così le possiamo definire, monoteiste. E per la verità, tutto questo credo che fa sì che emerga poi la verità, il vero cristianesimo. Quel cristianesimo che non si scontra, il vero cristianesimo non si scontra con nessuno, con niente. Il cristianesimo è una via, se così possiamo dire. Come Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alla domanda di un discepolo che gli disse, mostraci la via, qual è la via per andare al Padre? Gesù disse, io sono la via. Quindi il piano di Dio è che il vero cristianesimo cammini in una via per portare quanta più verità al mondo, perché Gesù è la verità. Quindi se c'è questo, se così, fra virgolette, possiamo dire, uno scontro ideologico, io credo che alla fine può essere positivo, perché in effetti il vero cristianesimo, siamo convinti, io personalmente sono convinto che emergerà. Emergerà la vera Chiesa, emergerà quella Chiesa di pace, quella Chiesa che non fa guerra a nessuno, che non fa guerra alle ideologie, ma parla soltanto e solamente di quell'unica via che è Cristo Gesù il Signore. Mi piace ricordare che già all'inizio degli Evangeli si parla di un uomo di Dio, di un evangelista, Giovanni Battista, il quale, prima ancora di incontrare Gesù, egli sta predicando un ravvedimento in vista della venuta di Gesù. Dice egli, è una voce che prepara la via al Signore. In effetti, fra tante ideologie che oggi si scontrano per interessi, poi fra l'altro che chissà se sono veramente religiosi, credo che la via che si aprirà sempre di più al mondo sarà proprio la via di Cristo Gesù il Signore. Amen. Noi diciamo amen, veramente così è, così sia. Perché il cristianesimo è realmente è la migliore religione che esiste al mondo, lo possiamo dimostrare. Il Dio dei cristiani è amore, lo dichiariamo, lo proclamiamo, amore. E questo amore deve essere manifestato dai cuori dei propri credenti, dei propri adepti. Beh, detto questo vorrei rivolgere un'altra domanda e la prossima al pastore Daniele Bachmann. Noi diciamo che in Italia c'è appunto il clima della tolleranza, c'è la tolleranza religiosa, ma che cosa dire per esempio se tra la religione di massa e le minoranze tante volte questa tolleranza, a noi ci piacerebbe di più la parola libertà, non viene proprio attuata? Ecco, noi realizziamo che purtroppo, come è stato accennato, nella grande massa c'è una forza e c'è anche una tradizione. In questa tradizione si va avanti e tante volte le persone che sono in minoranze, le persone forse giuste, stimate, rette, vengono ignorate, vengono messi da parte. Ecco, ci sta questa ignoranza di certe realtà. Io credo che il vero cristianesimo ci insegna che non ci deve essere solo una tolleranza verso chi è diverso, ma ci deve essere l'amore. E l'amore mette l'altro sullo stesso livello. Ama il tuo prossimo come te stesso, dice il Signore.
Quindi se noi vediamo o dichiariamo che siamo uno Stato cristiano qui in Italia, dovremmo rispettare e amare anche chi non è della nostra confessione, i musulmani, i buddisti, tutte le altre religioni, ma anche gli stessi cristiani evangelici spesso vengono messo da parte, vengono, diciamo, in certo modo emarginati, perché non vengono considerati come persone in pieno, come coloro che hanno un diritto in pieno. Dio invece ci insegna che dovremmo vivere e dare importanza anche alla persona separata, alla persona semplice. Gesù stesso, ad esempio, usa di fare una parabola di una pecora smarrita e dice che il pastore lascia le 99 pecore a cercare quella smarrita. Questo è il vero amore cristiano, che vede quella persona forse semplice, singola, che non viene considerata. Invece sembra che nella maggioranza, nella religione di Stato, nel andare avanti con la massa, tante minoranze vengono, diciamo, emarginate, vengono non considerate, come già abbiamo detto in altre trasmissioni, anche nella pubblicità, nei mass media. Chi ha una certa importanza può presentarsi, altre persone vengono completamente ignorate. Beh, quello che sta dicendo il pastore Daniele, indubbiamente viene anche dalla mancanza di conoscenza, perché siamo in una nazione, diciamolo pure, che per secoli, e per non parlare del periodo più oscuro della storia, quello che è stato il Medioevo, l'oscurantismo, e dobbiamo dire, ci sono state veramente... C'è una realtà culturale che viene da tradizioni e praticamente da quelle che sono delle consuetudini che non hanno permesso molti non si interessano di sapere, anche questa è una colpa dei cittadini italiani, non diamo colpa soltanto a quelle che potrebbe essere le autorità dello Stato, anche i cittadini vedono solo la Chiesa istituzionalizzata, vedono soltanto chi veste in una certa maniera, chi ha un certo titolo di studio. E questa è colpa anche della realtà del popolo, devo dire, che va bene così. D'altronde poi sappiamo, no, che la maggior parte dei cristiani italiani si interessano in chiesa quando si sposano, quando hanno il battesimo, quando si sposano e quando si muore. No, non è questo il cristianesimo. Allora ci sarebbe da avere una coscienza anche popolare, di interessarsi. E se ne interessa soprattutto della Bibbia, parola di Dio, che per molti la Bibbia è un libro che bisogna metterlo, averlo in casa, sì, nello scaffale. No, il cristianesimo vero, vorrei essere contestato in questo. Il vero cristianesimo da dove proviene? Dalla parola di Dio. E la Bibbia non contiene la parola di Dio, la Bibbia è la parola di Dio. È lì che ci sono le verità, è quella verità che ci ha fatti liberi, quella verità che impone a ancora una nazione che si definisce cristiana di essere una nazione improntata alla vera libertà, che è quella di Gesù Cristo, il Signore. Quindi, cari amici, non vogliamo essere fraintesi nei nostri discorsi. Cerchiamo, certo, la comunicazione è abbastanza difficile. Sappiamo che quando ci siamo espressi, tante volte possiamo essere mal compresi. Colpa forse nostra, forse di chi la riceve in un'altra maniera. Una cosa è certa, la manipolazione della comunicazione, quella non la accettiamo per niente. Cerchiamo di esprimere, quindi, anche se a volte dobbiamo ripetere, siamo ripetitivi, abbiamo la necessità di esprimere chiaramente, il più possibile chiaramente, i concetti che ancora interessano l'argomentazione. E detto questo, passo per un'altra domanda al pastore Paolo Malerba. Alcuni sostengono che la Bibbia sia di destra, altri che sia di sinistra, altri di centro. Diciamolo, Paolo, a tutti quanti, anche ai signori politici eventualmente che ci ascoltano, come cittadini e come italiani. Diciamolo, qual è la nostra posizione, il nostro pensiero? Ma il nostro pensiero è che la Bibbia non è un messaggio di politica. La Bibbia, come tu hai detto poco fa, è la parola di Dio, come stiamo ripetendo sempre in queste trasmissioni, la Bibbia è la parola di Dio. Che significa dire questo? La Bibbia è la parola di Dio. Significa avere la facoltà di conoscere chi è Dio, perché Egli attraverso la sua parola
manifesta se stesso, testimonia di se stesso, attraverso la sua parola ci fa capire tutto ciò che avviene su questa terra, perché sta avvenendo. Mediante la sua parola conosciamo qual è il suo piano di redenzione, di salvezza, chi è il personaggio chiave per la salvezza dell'umanità. Quindi è questo, questa è la parola di Dio per dare a noi la conoscenza, perché senza di questa parola non c'è conoscenza divina di Dio. Se esiste l'incredulità sulla terra, fra gli uomini, è perché non si è entrati veramente con quello spirito giusto a comprendere la parola di Dio che è la Bibbia. Essa comunque è un messaggio spirituale, non è un messaggio politico. Gesù stesso, quando si trovò davanti a Pilato, prima che fosse condannato, alla domanda di Pilato, dice: ma tu sei re? E Gesù disse: tu lo dici, ma io comunque non sono re di questo regno. Gesù, e lui è la parola, Gesù ha parlato e parla ancora ai nostri tempi attraverso la Bibbia, Gesù è un re celeste, seppure è diventato uomo, è un re che ci parla del cielo, un re che vuole trasformare gli uomini a livello spirituale per introdurli nel suo regno, che è un regno spirituale, non è un regno né di destra, né di centro e né di sinistra, è un regno dove vige l'amore, la giustizia e quindi la libertà. Questo è il messaggio che Gesù ha portato attraverso la sua parola. Questo messaggio noi lo possiamo conoscere solo attraverso la parola di Dio. Se un giorno io e i miei cari pastori, fratelli, si sono convertiti a Gesù, perché hanno ricevuto il messaggio da quella parola. È solo attraverso la parola di Dio che noi possiamo capire la verità e accettare che la verità è Gesù Cristo. Un Gesù che non ci viene a parlare di politica, ma un Gesù che ci viene a parlare del regno dei cieli, perché lui è venuto dall'alto per farci conoscere l'alto. Un giorno, parlando con un religioso, parlai con lui, non so chi me lo presentò, io avevo la Bibbia in mano e parlavo della Bibbia. Questo era un uomo religioso, era un uomo che comunque a livello cristiano, fra virgolette, doveva professare il cristianesimo. Quando io gli parlai della Bibbia, lui prese la Bibbia, me la stava dando in testa, dicendo: ma lasci stare questo libro di carta, questo libro che non serve a niente. Se io lasciassi stare questo libro, secondo diciamo il pensiero di quest'uomo, io certamente non sarei oggi un uomo libero, libero da me stesso, libero dal mondo, libero dal peccato, e perché non conoscerei la verità che è Cristo Gesù che mi ha fatto libero. Quindi ecco il motivo per cui noi spesso diciamo, noi siamo apartitici, abbiamo il dovere di osservare le leggi dello Stato per quanto riguarda l'andare a votare, lo scegliere anche degli uomini che riteniamo essere i migliori fra i tanti, e soprattutto, come abbiamo sentito prima, uomini che hanno dei principi che sono a livello morale più vicini alla parola del Signore. E questo noi lo facciamo, ma alla conclusione noi seguiamo soltanto uno che non ci ha portato a un'ideologia politica, ma ci ha portato ad una fede, che è la fede nel vero Dio, e il vero Dio è Gesù Cristo il Signore, vero Dio e vero uomo. E dopo questo intervento del pastore Paolo, credo che i nostri telespettatori comprendano la cosa essenziale, molti si interessano, dice: voi andate a votare, l'ha citato il pastore Paolo. Noi andiamo a votare. La maggioranza dei cristiani evangelici vota perché è un dovere, non è solo un diritto costituzionale, un diritto dello Stato, ma è anche un dovere verso lo Stato. E la chiarificazione è stata data ampiamente. Cerchiamo di orientarci fra coloro che mostrano una certa moralità, anche se nel mondo oggi la moralità è un termine che è andata, per molti è andato nel soffitto dei ricordi. Ma veniamo all'ultima domanda, e prima dell'ultima domanda voglio dire qualcosa. C'è il male in atto, c'è una guerra in atto, chi sono i nostri nemici? E allora vogliamo dire subito che noi abbiamo, sotto l'aspetto cristiano, non vogliamo nemmeno pensare a nemici di persone, di realtà, ma c'è un'altra triste realtà che molti non conoscono, che c'è un combattimento spirituale. E al pastore,
Antonio Romeo, vediamo di concludere su questo argomento. Che cos'è una guerra spirituale? Cerchiamo di spiegarla. Una guerra spirituale non è una guerra santa, la prima cosa, che è una battaglia spirituale. Spirituale, l'aggettivo sta proprio perché gli avversari, la controparte dei cristiani, dei credenti, non sono carne e sangue, i nostri simili, di cui Gesù, l'Iddio d'amore, ci insegna ad amare e a stare in pace. Gesù nel sermone sul monte ha detto beati i pacifici, l'Apostolo Paolo, l'Evangelo ci dice beati i piedi che annunziano la pace. Dunque la pace è una caratteristica essenziale del Vangelo, è qualcosa che abbiamo ricevuto direttamente dal Signore Gesù, di cui regnano i nostri cuori. Quando Gesù dopo la resurrezione si presentò ai discepoli chiusi a porte chiuse, disse: io vi do la mia pace, non quella del mondo, che il mondo, sappiamo, anche quando non ci sono le guerre in atto di cui abbiamo parlato nelle varie nazioni, come sono attualmente ancora in tante nazioni del mondo la guerra, anche se vive in un certo senso in pace, non è in pace con se stesso, non è in pace nella propria famiglia, non è in pace sul posto di lavoro, a volte non è in pace nemmeno lui solo in macchina, è perché c'è una guerra spirituale nei cuori delle persone a causa del peccato, perché l'Apostolo Giovanni dice che tutto il mondo giace nel maligno, nel peccato, che ha portato una guerra spirituale nei nostri cuori. Ma con la pace che abbiamo ricevuto accettando Gesù, come è stato detto, il principe della pace, noi combattiamo la nostra guerra spirituale contro i principali, come dice Paolo nella lettera agli Efesini, parlando della Chiesa, accumulando la vera Chiesa di Gesù, che non ha un nome confessionale, ma è quella che veramente, chiamandosi cristiano, segue Cristo perché predica Cristo, predica l'Evangelo di Cristo, e con questo Evangelo annunzia pace agli uomini, e ha una guerra spirituale contro i principati, potestà, che sono i demoni, queste forze malvagie del diavolo che agiscono attraverso gli uomini e fanno delle cose malvagie e cattive, ma non contrabbattiamo con armi naturali, perché nella battaglia spirituale le armi sono l'elmo della giustizia, lo scudo della fede, la cintura della giustizia, l'elmo della salvezza. Della salvezza, ecco. E la spada. E queste sono armi di difesa, perché il diavolo è contro di noi. E poi abbiamo un'arma potente, che è la spada dello spirito. E Paolo precisa, che cos'è questa spada? È la parola di Dio, quella parola che Gesù ha saputo contrastare il diavolo nel deserto, nella tentazione, quella parola che noi usiamo e che è l'Evangelo della pace. L'Evangelo, la predicazione, è un portatrice di pace. Noi l'abbiamo ricevuto e la offriamo anche ai nostri telespettatori. Combattete la vostra battaglia spirituale, ma avendo ricevuto il principe della pace, Gesù Cristo, nei vostri cuori. Bene, cari amici, siamo giunti alla conclusione. La prossima volta parleremo di un argomento particolarmente importante, quindi nella serie Stato e Chiesa, legge sulla manipolazione mentale. E passiamo ai saluti, il pastore Paolo Malerba, ancora Daniele Bachmann e Antonio Romeo, insieme a Remo Cristallo, vi salutano col salutissimo, Dio vi benedica, dandovi appuntamento per la prossima settimana, stessa emittente, stesso giorno, stessa ora.